Ciao a tutti amici di BCTV, ben trovati in questa serata che però, attenzione, non prevederà le immagini di quest'oggi. Stiamo andando in onda il 1º maggio, ma questa è una puntata registrata. Tutte le immagini di questa giornata le vedrete settimana prossima. Mi riferisco soprattutto, per esempio, ai campionati regionali femminili di Bolgare e di Palazzolo. Tra l'altro, settimana prossima avremo anche un grande ospite, un ospite d'eccezione, perché al 99% dovrebbe essere qui tra noi CT della nazionale italiana, appunto Edoardo Salvoldi. Quindi sarà davvero una bella puntata e sarà l'occasione di guardare le immagini dei regionali, ma non solo, si parlerà del Giro d'Italia donne, verrà presentato tra 2 giorni in conferenza stampa. Oggi è arrivata la notizia, appunto, di un primo test della nazionale italiana sul percorso di Firenze e poi si parlerà della gara dei muri fermani riservata alle donne elite, della quale avremo delle immagini, delle fotografie, scusate, delle fotografie che realizzerà come sempre una delle anime di BCTV che è Fabiano Ghilardi. Mentre in questa puntata un'altra anima di BCTV che è Roberto Amaio ci regalerà quello che può essere considerato il piatto forte di questa puntata, ovvero le immagini degli internazionali di mountain bike di Montichiari e tra l'altro anche una piccola clip di giovanissimi del fuoristrada. Però questa sera è qui con noi anche un ospite. Beh, lui è uno junior, è sempre andato molto bene nelle categorie giovanili. Lui adesso corre per il team immobiliare Aurea Zanica. È un piacere avere qui tra noi questa sera Lorenzo Rota. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. È un piacere anche avere, ovviamente, come sempre, e dopo sarai tu che lo intervisterai, Giorgio Torre. Ciao Giorgio. Ciao Valerio, ciao Lorenzo e buonasera a tutti gli amici a casa. E io direi, dato che come al solito ho parlato anche un po' troppo, facciamo partire subito le immagini. Guardiamo nella 100 secondi tutti gli arrivi dei servizi che poi approfondiremo in seguito, nella seconda metà di puntata. E allora, 100 secondi. Questa era la 100 secondi, tra l'altro ho intravisto un errorino che abbiamo fatto in questo filmato, abbiamo segnato nella gara junior di Passirano Riccardo Donato, no, ha vinto Riccardo Minali. Noi eravamo a Passirano il 25 di aprile e invece tu alla domenica, al 28, hai vinto a Pettenasco. Racconta un po', Lorenzo, com'è andata questa corsa. Ma sì, è stata una corsa molto bella. Sono riuscito nel finale, appunto, gli ultimi 200 metri a scattare e a riuscire a vincere. Devo fare soprattutto un ringraziamento alla squadra che, come al solito, mi ha supportato al meglio e soprattutto grazie a loro che sono riuscito a vincere.
Ricordiamo che alle tue spalle si sono piazzati anche Mattia Viel, secondo, e terzo Davide De Benedetti. Per quanto riguarda i colori bergamaschi, il tuo compagno Simone Ravanelli, settimo, ed Eros Colombo Del Giorgi, ottavo. Per te invece è la seconda vittoria, avevi vinto anche a Gussago, diciamo che la stagione è iniziata molto bene, no? Sei soddisfatto? Sì, per me è iniziata molto bene, infatti ho fatto anche 4 secondi posti. Non è mai bello fare secondo, però vabbè, ci sta. Sì, ho fatto 2 vittorie appunto a Gussago e domenica e sì, è iniziata molto bene e speriamo di continuare così. Hai detto quanto è stato importante l'apporto dei tuoi compagni di squadra nella gara appunto di Pettenasco. Racconta un po' innanzitutto qual è la tua squadra e chi sono i tuoi allenatori, magari raccontare un attimino come ti trovi, com'è l'ambiente del team immobiliare Aurea Zanica. Io corro per il team Aurea Immobiliare Zanica appunto del presidente Massimo Persico, team manager Riccardo Ferrari e il mio direttore sportivo è Paolo Valotti, ma è una squadra in cui mi trovo molto bene, soprattutto quest'anno, e c'è un bel clima, c'è serenità ed è secondo me fondamentale per arrivare alle corse nella maniera migliore. Certo. Hai parlato della tua squadra, ma hai avuto anche la fortuna, direi anche il merito, di vestire pochi giorni fa la maglia azzurra al Giro dell'Istria in occasione della seconda prova di Coppa delle Nazioni per Juniores. Raccontaci anche questa avventura, com'è andata? Ma la maglia azzurra è sempre una grande avventura, è stata davvero molto dura, lì vanno davvero forte. Sono stato un po' sfortunato, però vabbè, ho lavorato per la squadra. Sono riuscito a cogliere anche un decimo posto abbastanza soddisfacente e speriamo di poterla vestire un'altra volta. È un bel confronto quindi con i migliori atleti del mondo. Tra l'altro, se non sbaglio, tu la maglia azzurra l'avevi già vestita anche lo scorso anno al Giro della Lunigiana, giusto? Sì, l'avevo già vestita al Giro della Lunigiana e lì era andata un po' meglio, anche perché il percorso si diceva un po' più a me e niente. A questo punto i prossimi obiettivi a breve termine o comunque a lungo termine della stagione quali sono? Ma è già dalla gara di domenica, si pensa a far bene e dove poi andrai a correre domenica? In Veneto e poi niente, la stagione proseguirà con gli internazionali in Italia e speriamo di far bene appunto. Io penso che un pensierino alla 3 giorni aerobica, visto anche come è andato l'anno scorso, ce lo fai, no? Sì, la 3 giorni aerobica è una gara che mi piace davvero molto, è una delle corse più importanti per me e spero di fare bene. Un'ultima cosa, guardiamo avanti, lo possiamo dire perché è uscito un comunicato già inizio stagione, l'anno prossimo Dilettanti, hai già firmato con la Trevigiani, magari velocemente il perché di questa scelta e come, cosa ti aspetterai poi da quella che sarà la prossima stagione? Ma è sempre una squadra che mi ha affascinato molto, è una penso tra le migliori in Italia e lo ha dimostrato con i risultati. Marco Milesi mi è venuto a parlare e da subito mi è sembrata una persona affidabile, un buon direttore sportivo e quindi ho preso questa scelta. Esulando un attimino dai discorsi prettamente tecnici, ciclistici così, in questi anni mi piacerebbe sapere qual è stato, così a memoria, il momento più bello che hai vissuto da atleta, da corridore, ma proprio parlo sin da quando eri un giovanissimo, noi ti abbiamo visto praticamente crescere con noi anche giornalisticamente, io ricordo la prima corsa che ho visto per un quotidiano, eri arrivato secondo anche allora, sarò io che porto sfortuna di tanto così su Andreoletti, una gara di esordiente. Qual è il momento che ricordi con maggiore piacere in tutti questi anni? Sì, c'è una gara in particolare che ricordo molto bene. Era il campionato regionale da G3 che si è corso a Ossanesga, la gara organizzata dalla mia squadra, allora la mia squadra, e lì riuscì a vincere e quella fu davvero una grande soddisfazione. È proprio vero che quando le cose ti entrano da bambino ti rimangono poi per sempre. Questa abbiamo detto una cosa bella della tua carriera, beh c'è anche una rubrica che racconta le 5 cose più belle, stavolta però della settimana, beh può partire la sigla della 5 Up. Quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per la giovane allieva Lisa Morzenti del GSC Villongo, che al primo anno della categoria ha subito confermato le sue grandi doti fisico-atletiche imponendosi sabato nella prova cronometro di Alice Castello, al cospetto di avversari di rango e più grandi di lei. Gara in fuga anche domenica a Dro, Motorino.
Al quarto posto l'altra allieva Silvia Persico della Valcar PBM, che invece è stata la compagna di fuga della Morzenti nella gara di draw in Trentino e poi, una volta ripresa dal gruppo, ha avuto ancora la forza di sprintare e addirittura vincere per la seconda volta quest'anno, mettendo in fila Balsamo, Wackerman e Alzini, non proprio le ultime arrivate. Complimenti! Terza posizione per il russo della Valseriana Albino Sergei Rostovtsev, che ha concluso il suo magnifico mese di aprile con la terza vittoria in 3 settimane, conquistando anche il traguardo del trofeo Bianchi da Costa Volpino a Pianico. Un altro successo di forza, testimonianza di una gran condizione. Ha pagato qualcosa poi domenica a Paladina, ma bravo! Secondo posto per il dilettante comasco del team Colpack, Davide Orrico, che lo scorso 25 aprile ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale a Nerviano, dopo quella di Colbuccaro. Bel testa a testa con Pietro Tedesco e successo al photo finish. Sembra aver trovato la sua dimensione ideale di gregario di lusso con licenza di vincere. Avanti così! Prima posizione della nostra 5 up è per lo junior Lorenzo Rota del team immobiliare Aurea Zanica, che domenica scorsa ha centrato la seconda affermazione stagionale sull'impegnativo traguardo del Giro della Castellania a Pettenasco, nel Novarese. Con uno scatto secco negli ultimi metri in salita ha staccato Viel e De Benedetti. Questa era la 5 up settimanale, ma ora andiamo a vedere i numerosissimi servizi, esattamente 7. Cosa vi raccontiamo? Beh, l'abbiamo anticipato prima, gli internazionali mountain bike di Montichiari. Poi a seguire avremo la corsa di Passirano degli junior disputatasi al 25 di aprile, sono immagini queste riferite del 25 aprile e il 28 aprile. Poi gli allievi a Pianico e Paladina, quindi le due corse esordienti, una a Mozzo, quell'altra a Orniano e poi la Gran Fondo a Marostica. E allora andiamo con i servizi. Sono Manuel Fumic e Deva Lechner in Red Castello di Montichiari. Dopo Nalles, i due biker hanno vinto pure il trofeo Delcar, seconda prova degli internazionali d'Italia. Maglia di leader sempre più salda sulle loro spalle, ma soprattutto una condizione di forma ottima a 3 settimane dal debutto in Coppa del Mondo. Su un tracciato spettacolare reso ancora più duro dal fango, i due vincitori sono stati autori di grandi prove, hanno preso la testa alla corsa nel giro di lancio e non l'hanno più mollata fino al traguardo. Soprattutto la bolzanina ha fatto gara a sé, poco ha potuto la slovena Tania Zacheli, seconda, e la sorprendente 18enne svizzera Andrea Valdis, terza assoluta e prima tra le under 23. Più combattuta la prova degli elite uomini, con Fumic che prima di iniziare la sua cavalcata trionfale ha dovuto piegare la resistenza di Marco Aurelio Fontana, non ancora al 100%, e di Daniele Braidot, poi calati alla distanza. L'affondo decisivo nel terzo giro, con il tedesco che nella parte finale di gara ha dovuto controllare il favoloso ritorno del giovanissimo Anton Cooper, che ha chiuso la sua rimonta in seconda posizione. Il campione del mondo juniores, anche nella categoria maggiore, sta dimostrando di essere un predestinato dalle ruote grasse. Come Nalles ha completato il podio Miguel Martinez, davanti a Fontana e a Braidot. Tra gli junior non è riuscito il bis a Gioele Bertolini, rallentato da problemi meccanici e preceduto al traguardo da Massimo Rosa, con Federico Barri terzo e Christian Boffelli ottavo. Nulla invece ha fermato la fenomenale Greta Weithaler, ancora una volta padrona della gara, seconda dalla tricolore Emily Collomb, mentre Chiara Teocchi ha ottenuto un ottimo terzo posto davanti all'altra bergamasca Serena Tasca. Appassionanti anche le 8 prove riservate alle categorie giovanili, a cui hanno preso parte circa 300 biker. In chiave bergamasca, l'unica vittoria porta la firma di Katia Moro, che questa volta si è lasciata alle spalle Francesca Liporace. Atleti della TX Active Bianchi sul podio anche tra gli allievi del secondo anno, con Giorgio Rossi e Oscar Vairetti, che sono stati anticipati dal ticinese Filippo Colombo. Medaglia di bronzo anche per Nikita Oleksenko, terzo nella prova vinta da Federico Piccolo. Tra gli esordienti, successo del ligure Riccardo Moro e del veneto Samuele Carpene, mentre tra le esordienti del primo anno imporsi è stata Christine Eichner. Tra le allieve donne, invece, solita cavalcata trionfale per la cannibale Martina Berta e per Greta Seewald, vincitrice nonostante una caduta. Non tradisce il pronostico della vigilia lo junior della Cipollini a Sali Stephen Riccardo Minali, che sull'arrivo in leggerissima ascesa di Passirano ha la meglio in volata sul portacolori dell'Aspiratore Oteli Riccardo Begnoni secondo e sul terzo classificato Mattia Biasiolo della Country Auto Zai terzo. Affascinante il percorso di questa corsa nel cuore della Franciacorta, con un circuito ad 8 da ripetersi 6 volte attraverso i comuni di Passirano e Rodengo Saiano, con lo strappo di Monte Rotondo a rendere avvincenti le
fasi centrali di questa gara, decisa allo sprint dopo 100 km di corsa. 155 gli atleti al via, con tante squadre lombarde. Dopo circa 25 km prende vita l'azione che caratterizzerà l'intera corsa, ma non andrà a buon fine. Infatti andrà in fuga un gruppetto composto da Paolo Ghilardi, Diego Morzenti, Daniel Rupiani, Cristian Marsegaia, Nicolò Corbetta, Marco Galimberti, Nicola Martinelli, Mattia Biasiolo, Pierpaolo Pizza, Edoardo Affini, Filippo De Rocchi e Mario Meris. Gli 11 fuggitivi guadagnano sì un vantaggio massimo di un minuto, ma all'ultimo giro arriva veemente la reazione di un gruppo trainato dall'ottima Cipollini a Salistefe, che porta allo sprint il suo uomo di punta e vince senza problemi. Negli ultimi chilometri da segnalare anche un allungo di Pedretti della cremonese Gruppo Arvedi, ma il bravo junior primo anno riuscirà a guadagnare non più di 10 secondi. Infine, per i colori orobici, da ricordare le presenze nei 10 di Riccardo Terruzzi, quarto, e di Mario Meris, sesto. Ha vinto allo sprint Mariano Comense, ha trionfato al termine di una lunga fuga a Capriate e, per impreziosire il suo aprile perfetto, a Sergei Rostovtsev mancava solo un esplorare in salita. Obiettivo col portacolore della Val Siriana Albino è centrato giovedì 25 aprile nel quarto Memorial Angelo Tiberio Bianchi, prova organizzata dal Team Bar Blanco con arrivo al culmine della salita di Pianico. Il giovane russo ha preceduto in uno sprint ristretto gli altri due favoriti della vigilia, Stefano Ciardo e Nazareno Manzoni, due atleti che, così come Rostovtsev, prima della gara vantavano due vittorie a testa. Insomma, un gran bel podio, al termine di una gara vibrante a cui hanno preso parte 92 atleti, tra questi il portacolore del pedale senaghese, il biker Giorgio Rossi e la formazione junior della Valcar PBM, recatasi a Costa Volpino in vista del regionale di Palazzolo sull'Oglio. Dopo tre tornate pianeggianti intorno al paese di Rogno, si prevedeva che la corsa entrasse nel vivo con la salita delle rate di Lovere e i tre passaggi sulla S di Pianico. Tuttavia, un po' per il caldo, un po' perché nella salita della S di Pianico a ruota si sta benissimo, sulle prime due salite non è successo nulla. Ad accendere la miccia ci ha pensato a 15 km dal traguardo un coraggioso Rocco Ventrelli, che, imitando quanto fatto lo scorso anno da Alessandro Meloni, ha provato a beffare il gruppo scattando sul penultimo passaggio della S. Vano il tentativo del piemontese Mattio di riportarsi nella scia del corridore del pedale senaghese, che, con 20 secondi di vantaggio, sembrava destinato alla vittoria. Ma negli ultimi due chilometri alle sue spalle si sono scatenati i ragazzi più attesi. Dopo il lavoro dei compagni, Nazareno Manzoni è scattato 300 metri dal traguardo, andando a risucchiare il fuggitivo. Ma il suo spunto è stato troppo anticipato e così Rostovtsev ha avuto gioco facile a rilanciare l'azione inanellando la sua terza perla stagionale davanti a Ciardo. Quarto il generoso Ventrelli, seguito a pochi metri da Giorgio Rossi e dai tre atleti del Team Bar Blanco, Nicolò Brescianini, Riccardo Gallassio e Giacomo Cretti. Hanno completato l'ordine d'arrivo Luca Giombelli e Davide Rottigni. Giovanni Minari, quindicenne bresciano della Camignone, è stato il più lesto tra 10 fuggitivi sullo strappo dell'ex cementeria di Paladina e domenica ha vinto il settimo trofeo Serin Distributori, prima prova della Challenge Valle Brembana per allievi. Ha battuto Mirko Gioni e il giovane bergamasco Diego Gherardi della Brembillese, terzo. Al via 136 concorrenti provenienti un po' da tutta la Lombardia e anche dal Veneto. 8 giri da percorrere tra Paladina e Val Brembo. Giusto il tempo per il gruppo di muovere le prime pedalate e subito vanno in fuga 3 atleti. Sono Pederboni della Otelli, Furlan della Ronco e Assan della Brembate, che restano in una scoperta per un paio di tornate. Nel frattempo, una banale caduta, senza gravi conseguenze fisiche per i corridori, si ripercuote però sull'esito della corsa, mettendo fuori causa quasi mezzo gruppo rimasto attardato nel groviglio di biciclette. Dopo una fase tranquilla con il protone che viaggia compatto, alla fine del quinto giro prova ad alzare il ritmo di Fazio, ma non riesce a prendere il largo. È negli ultimi due giri che nasce la fuga che risulterà decisiva ai fini della gara. Sono in 10 ad andarsene: Minari, Grechi, Scaroni, Caiati, Pedrali, Gherardi, Gioni, Broggini, Gallasio e Gaddi. Il vantaggio dei battistrada supera il minuto. Provano ad inseguire Ragnoli e anche Bonzi, inutilmente, così come inutile è il disperato tentativo di spingere del russo Sergei Rostovtsev, dominatore delle ultime settimane, rimasto fuori dai giochi stavolta. La fuga dei 10 va in porto e tutto si gioca nell'ultima rampa, come ci spiega il vincitore. Sapevamo che fossimo arrivati in volata, non avrei avuto speranze, abbiamo cercato di anticipare almeno 3, la fuga è andata bene, abbiamo collaborato, sapevo di avere un buon spunto in salita e ho provato almeno 500 e ce l'ho fatta.
Per quanto riguarda le classifiche della Challenge Valle Brembana, ovviamente Giovanni Minari è il primo leader della classifica punti, Edoardo Broggini indossa la maglia verde dei GPM e il bergamasco Diego Gherardi quella bianca dei giovani. Prossimo appuntamento con la Challenge il 26 maggio con la cronoscalata da Almenno ad Albenza. Prima vittoria tra gli esordienti del giovane Andrea Berzi della Polisportiva Bollari, che nello sprint di gruppo che ha deciso la 30ª Coppa Brasilia di Mozzo ha preceduto un amico e avversario Lorenzo Salvetti della Fulgor Seriati, anche lui del primo anno, e terzo Luca Biffi dell'Almenno, migliore dei ragazzi del secondo anno. Mancava da 19 anni all'appello la Coppa Brasilia, storica manifestazione per juniores che ha visto passare e vincere giovani, poi diventati grandi campioni, ultimo nel 1994, Marco Pinotti. Mozzo torna a respirare ciclismo e lo scorso 25 aprile sono stati 78 esordienti a schierarsi alla partenza. Andatura subito sostenuta che non facilita il nascere di fughe. Da percorrere sono poco più di 30 km disegnati su un primo circuito completamente pianeggiante da ripetere 6 volte e poi due brevi tornate finali più un appendice con uno strappettino e una veloce discesa che potevano movimentare la corsa. L'unico allungo di una certa portata nasce nel corso del sesto e ultimo giro grandi, quando guadagnano qualche centinaio di metri con Leoni dell'Albano, Galizzi della Vanotti e Mazzolini della Paladina, ma non durerà molto. Nei due giri finali più impegnativi, in discesa è Jacopo Pesenti della Brembillese a mettersi in testa al gruppo e a provare ad agitare le acque, ma non succede nulla. Epilogo in volata, è un testa a testa tra Berzi e Salvetti con il ragazzo della Volgare che parte lungo, resiste davanti e festeggia il primo successo della stagione davanti a Salvetti e Biffi. Piazzati nella top 10 assoluta anche Valtulini, Pedrini, Mazzoleni, Fiorina, Previtali, Colleoni e Putti. Ma ascoltiamo la gioia del vincitore. Beh, la gara in sé è stata molto dura, nello strappetto ho cercato di tenere duro e ce l'ho fatta, al rettilineo d'arrivo siamo arrivati molto lanciati, ho anticipato i tempi, ai 250 metri sono partito, ho visto che mi recuperavano, però ho tenuto duro, vedevo che mancava poco e con la grinta sono arrivato in fondo. Quarta vittoria stagionale per Luca Biffi, portacolori dell'Almenno San Bartolomeo Rotano Dari, che nello sprint conclusivo del primo trofeo comune di Urniano ha tagliato per primo la linea del traguardo, facendo letteralmente il vuoto. Unico capace di tenergli un po' la ruota nella volata è stato il secondo classificato Lorenzo Putti della Vanotti a RDN Piazza Lunga. In terza posizione è arrivato invece il bravo Lorenzo Davini della Polisportiva Albano Ciclismo. 67 gli atleti al via dell'edizione numero 1, e davvero parlare di edizione numero 1 è sempre una piacevolissima notizia, del trofeo comune di Urniano, organizzato dallo Spirano Ciclismo in collaborazione con il gruppo sportivo Urniano, che, nonostante la concomitanza di diverse gare esordienti in Lombardia, ha presentato una lista partenti di tutto rispetto, con la presenza di qualche atleta extraprovinciale. Circuito di 7 km da ripetere 4 volte, percorso piuttosto tecnico ma per forza di cose pianeggiante, ed ecco quindi che per i corridori non era semplicissimo fare la differenza e tentare la fuga. A metà gara il traguardo volante a spuntarla su quello che poteva essere l'antipasto della volata è stato Lorenzo Putti, ma pronta è arrivata la rivincita nello sprint vero e proprio arrivato 14 km dopo. Putti e Biffi danno vita a un meraviglioso testa a testa nel quale la spunta Biffi. Da segnalare poi la bella prestazione del primo anno della Marco Ravasio Marco Previtali, quarto, e della coppia della Polisportiva Bolgare composta da Berzi e Chiodini, arrivati rispettivamente quinto e sesto, anch'essi tutti e due classe 2000. Anche i professionisti Alessandro Ballan e Paolo Tiralongo hanno pedalato tra i 2000 granfondisti che domenica hanno animato la Granfondo Fizic Città di Marostica, seconda prova della Challenge Giordana. Seconda tappa e seconda vittoria per Giuseppe Di Salvo della Maggi, che ha dominato la Granfondo su un percorso impegnativo di 154 km e quasi 3000 metri di dislivello. I migliori prendono presto il largo, ma è sulla salita finale del Monte Corno che si decide la corsa. Se ne vanno Cairelis e Di Salvo, poi Cairelis accusa la fatica e allora Di Salvo porta a compimento una cavalcata trionfale verso Marostica, tagliando il traguardo con 2 minuti e 18 secondi su Enrico Zenne, secondo. Senza storia anche la Granfondo femminile, dominata da Marina Ilmer. Nel percorso medio di 100 km è esultato Marco Fochesato, che ha battuto la coppia della formazione bergamasca Isomalt Salvi Bike Store, formata da Giulio Magri e Antonio Camuzzi.
che avevano invece dominato la gran fondo gli otto. Tra le donne, ennesimo successo di Astrid Schertmuller, seconda Sabrina Zogni e terza all'aerobica Manuela Sonzogni, sempre della Isolmat. Questa era BC TV, tutti i colori del ciclismo, abbiamo visto un po' tutte le discipline, sono mancate le donne, ma ci sarà una grandissima puntata settimana prossima. Non andremo in onda al mercoledì sera, attenzione, non più alle 20.45 solo per settimana prossima, perché? Perché c'è la Serie A di calcio, quindi per ragioni di palinsesto verrà spostato l'orario. A che ora andremo in onda? Beh, ve lo diremo sul sito internet, perché al momento è ancora da definire, quindi su www.bcbg.it troverete le indicazioni più precise di quando appunto andrà in onda la prossima puntata. Potrete ovviamente, come sempre, rivedere questa che è appena stata trasmessa, rivedere tutti i servizi spezzettati su Facebook, su Twitter, su Vimeo, insomma su YouTube, tantissimi modi per usufruire di BCTV, molte piattaforme per molti colori di ciclismo. Siamo arrivati alla fine, però c'è ancora un'ultimissima clip, i giovanissimi però della mountain bike questa volta, così non facciamo, come dire, torto a nessuno. Io ringrazio ancora una volta Lorenzo Rota di essere stato qui con noi. Grazie ovviamente, a voi. Ovviamente un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, e a me non resta che salutarvi. Beh, allora un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre, arrivederci alla prossima e godetevi quest'ultima clip. Ahora ya quiero cambiar a ti, el texto está en la nota sin parar.